Salute, amico. Io sono un ingegnere e so risolvere problemi. Ma non problemi come cos'è la bellezza, perché ciò ricadrebbe nell'ambito della tua concezione di filosofia. Risolvo problemi pratici. Ad esempio, come posso fermare qualche bel figlio di una cavalla pazza dal far saltare in aria me e la mia attrezzatura? La risposta? Usa un'arma. E se non funziona, usa più armi. Il mio braccio! Come questa bellezza a calibro pesante su base tripode progettata da me. Costruita da me. E ti conviene sperare che il bersaglio non sia tu. Eccoci qua, quindi dunque oggi porci con il mit de ingegnere de Ingi, che però vedo che siamo in una modalità un po' così, quindi fammi fare una cosa. Come no? Davvero non posso usarla con lui? No, che merda, l'hanno nerfata allora quell'arma. Perché c'è la pistolina, quella alternativa a questa, che può essere adoperata dallo scout, però tendenzialmente lo poteva utilizzare anche l'ingegnere, l'hanno nerfata sta cosa, che merda. Comunque giocherò con l'ingegnere da battaglia per il momento, quindi capacità dell'ingegnere di mettere mini sentries e non sentries di livello 3 superiori. Figlio di buona donna, il problema è che c'ha soltanto 3 colpi sto fucile, però dai, ce li facciamo bastare. E la cosa buona è che con questo ingegnere possiamo andare in avanti e sparare. Ah! Vabbè, sti cazzi. Ah! Maledetto Pyro, probabilmente sei pure drogato, dai, basta. The spy! Vai mini sentry, vai mini sentry, grande mini sentry! Aspetta. Piazzala qui, un po' più in avanti. Sì! No, non è morto quel bastardo. Che cazzo? Piazzala. Piazzala. Oh. Sì, vabbè, ci stanno sponchillando, che è sta merda. Merda, non ho ferro. Questo è un problema. Merda. Vai a fare in culo. Non sta andando bene, ma più che altro perché non riesco a piazzare le attrezzature, non riesco a piazzare. Queste gente qua sparano dappertutto. Perché la mini sentry ha la particolarità di non essere particolarmente resistente, ma non deve essere resistente. È proprio una cosa momentanea che devi distrarre la gente. Oh, vai a fare in culo. Hai rotto i coglioni, devi uscire e basta quando è così. Sì, vabbè, stai tranquillo, non tranquillo proprio, tranquillo perso. Ma vaffanculo. Basta, mi sono rotto. Mo la pagate. Porca miseria, L'ingegnere lo so usare, lasciate fare. Prima di tutto, sono stufo. E piazza di sponchiglia, quindi piazzami per il momento la torretta qui. Oh, e uno è andato. È giù.
Poi mettiamo un TP, però il TP non lo vorrei mettere qui, lo vorrei mettere magari un posto un po' più riparato, cioè oddio, riparato per modo di dire, non ce ne sono posti riparati qui, vabbè. Lasciamo stare il TP per il momento, prendiamo la sentry, gli diamo una botta, ping, e andiamo. Vediamo di piazzarla qui per il momento, così non possono pensare. No, 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 si è ammazzato da solo. Coglione, si è ammazzato da solo quello. Più che altro perché di lì stanno passando quelli che provano a sponchillarci, per cui se passano di lì teoricamente non dovrebbero essere più in grado di farlo. Adesso il punto è fare un dispenser in quel punto. Dammi qua. Due. Metti qua. Muovi questa. Piazzamela qui. E oddio, qua è anche brutta come posizione, meglio metterla dall'altra parte. Qua. Sbrigati, sbrigati, dispensa, mi servono i ferri. Lasciami le munizioni, ti prego. Grazie. Ok, perfetto, perfetto, la sentry funziona. Ok, vai in tripla sentry, vai tripla sentry. Mamma mia, guarda come funziona la tripla sentry, guardala come funziona. Vai, dispenser livello 2 subito qui. Piazzami qua il disp. Aia! No, ma dai. Let's spies, what the fuck is this? Dai, come on, man, ma che cazzo stiamo parlando? Ma dai. Ma sta zitto. No, ti prego, sto leggendo commenti da un certo Comrade Banana che tra poco gli sputtano la madre, vi assicuro, lo sodomizzo questo uomo qua, perché sta sparando una quantità immane di stronzate. Cioè, mi servono... Ma porca di quella miseria, il frizzata del gioco, dai! Mi ha frizzato il gioco, mi sono finito sulla lama, dai! Dispenser, su! Fai bravo, dispenserino! Dai, dai, su, monta, buildace, buildace! Il problema è che mi servono... Vedi, quella lì era una spia rincoglionita, che diavolo stava facendo? Metti il sapper, no? Grazie, man. Dai. Mi abbiamo due sentry qui. Praticamente non passa manco il pelo del culo, non passa lì. Tieni, vai. Allora, se lui la piazza qui, io la piazzo qui in basso. Così facciamo più angolature. E qua. Buildace. Olà. Così, quello copre di... Questo qua copre qui e io copro qui. Attento alla sega. Sbrigati, porca. Salvato in corner, salvato. Cosa? Ma che diavolo? Ma che cazzo? Porca di una puttana! Prendimi le munizioni. Ciao! Passa. Via! Ho piazzato malissimo il dispenser, cazzo. Non dovevo piazzarlo così, dovevo piazzarlo... Mai dispo? Che cazzo dici? Aia!
Ed, cavati! Sì, con i... Sì, vabbè, con il coso me l'ha fatto, con il mangianastri burocratico che è il peggior sapper della storia, per la spia. No, 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 no! Hai finito, maledetta spia dei, dei miei coglioni! E vaffanculo. Cioè, il mangianastri burocratico è il peggior sapper della spia, perché fa regredire le attrezzature nemiche e ci mette un secolo e mezzo a distruggerle, quindi non lo dovrebbe usare praticamente nessuno, è un'arma veramente inutile. Comunque vedete che funziona l'ingegnerino da difesa, l'ingegnerino tattico funziona, guarda che bello. Guardate come balla con la sua bellissima pettinatura abusiva. Il fatto che sia un ingegnere non significa che non possa combattere. Get this and die, bitch! Per il momento piazzamela qua! Spy near the point. Bravo, bravo! Devo dire che come spia sei bravo, cazzo. Quasi quanto me. Mamma mia, che disastro. Ma come fai ad andare di fronte a un grosso, andai dritto così con una spia? Cioè, fai un minimo di strategia, fai qualcosa. Dagli fuoco. È un'idea. Serve una... una sentry. We need a sentry here. Ma che cazzo? No, ma me l'ha messa da invisibile. Da dove è saltata fuori sta spia? Riuscissi a preparare una sentry fatta in grazia di Dio? C'era la spia. Lo sapevo, gli sono andato addosso. Ma porco... Che stava facendo quel grosso? Era bellissimo. Era bellissimo, si è incazzato, ha iniziato a sparare a casaccio. È stato bellissimo quel grosso, è un genio. Fai 360, prova a girare a 360 di sicuro, fai così. Oh porca puttana. Sì, vabbè, eh. Sì, vabbè, ma... Ma porca... Ti cavi da dosso! Cioè, ci stanno spammando le spie, ma non è possibile. È insopportabile una situazione del genere. E ho una notifica. Mamma mia, che fastidio, porca di una puttana. No. Mamma mia, vi spammo le mini sentry, mo. Sì, perché non so che sia una... E vaffanculo! Porca puttana, non è possibile! Vieni qua, vieni qua, spia di merda. Porca miseria ladra, vai. Sì, porci, questo era... Sì. Questo era il mito dei Ingi. E con lo shashasham. Di conseguenza adesso ci manca soltanto un mito. Prima della serie, tra virgolette, ufficiale di Team Fortress, dove adesso devo vedere cosa fare, se in ogni episodio presentare un'arma o qualcosa del genere, eccetera. Tuttavia, come avete potuto vedere, l'ingegnere funziona. Sia quello da battaglia, un po' più quello da difesa che quello da battaglia, però il problema sono le spie. Cioè, se si attaccano con una zecca alle chiappe le spie, purtroppo non è che sta da fare granché. Spero comunque che il video vi sia piaciuto, like, commenti, share, sapete come fare, link alla pagina di Facebook, sapete la descrizione del video, se non siete iscritti qua su YouTube iscrivetevi e noi ci vediamo ad un prossimo meet, a questo punto il meet.
Pyro. A presto. Ciao ciao.